Andiamo. E il momento. No. Imbecille! Però è strano che non riusciamo mai a evadere. No, è normale. E fallirete sempre. Mi chiamo Lampo in testa. Voi non lo sapete, ma fate fallire le vostre evasioni di proposito. E io vi posso aiutare. Tu ci puoi aiutare? Che stupidaggine, sei così piccolo e magro. Che accidenti è quel coso? È un pendolino, serve a ipnotizzare la gente. Dimostrazione! Fissa il pendolino, ascolta la mia voce. Le tue palpebre sono pesanti. Tu sei un grande alpinista. Se è così facile, perché ci rompiamo la testa? Basta ipnocosare le guardie e zac, fuori! Ne sei proprio convinto? Guarda fisso il coso, chiudi gli occhi e lasciaci uscire. Non puoi alzarti da tavola per andare a giocare prima di aver finito le verdure, Joe Dalton! Sì, signore! Sono l'unico a poter usare il pendolino e inoltre è inutile evadere, sarete sempre riacciuffati. Per guarirvi devo ipnotizzarvi e farvi rivivere la vostra prima evasione fallita. Questa volta invece ci riuscirete, dopodiché potrete evadere realmente. Scusa, Joe, si potrebbe provare. Forse il signor Lampo in testa ha ragione. Ricordi quando eravamo piccoli? Le nostre evasioni fallivano già allora. E va bene, che cosa vuoi in cambio? Il 50% dei vostri prossimi bottini. Cosa? Te lo puoi scordare? Oh, beh, io pensavo di aiutarvi, ma fate pure come volete. Lascia fare a me, Joe. Possiamo darti la mappa del bottino che abbiamo nascosto fuori. D'accordo, appuntamento a stasera. Buona serata, signor Marchese. Fissate il pendolino, ascoltate la mia voce. Avete sonno, le vostre palpebre sono pesanti. Voi siete dei bambini. Ti sei calmato adesso, Joe? Bene, raggiungi i tuoi fratelli. Perché è un bravo ragazzo. Perché è un bravo ragazzo. Cerchiamo il negozio. In alto! Ehi, non si fa così, è un furto! Sì, invece è così che si gioca al negozio. Ciao, posso giocare con voi? Lola, sì, se ti va, io ne sarei molto felice. Allora prendo questi, sono così carini. Wow! C'ero Lucchina! Prima io! Di Lucky Luke! A Lola piacciono i regali, forse le dovresti fare un regalo. Però non sappiamo che cosa le piace. Sì, lo so io! Le piacciono le monete, gliele regalerò, ma saranno monete vere! Non fate sciocchezze, fratelli Dalton, vi vedo! Perché sono bravi ragazzi! Perché sono bravi ragazzi! Lasciateci uscire o si faranno male! Adesso basta, Dalton, finitela subito con questa commedia! Oh.
Calmatevi, bambini, calma e quietitudine. Su, sta buona. Mamma! Da dove venite, monellacci? Siamo andati a prendere delle monete dalla signora del negozio. Ma perché l'avete fatto? Questa è disonestitudine. Piccolo Ever, va tutto bene? Era perché Joe facesse un regalo a Lola. Già, ma dov'è Lola? Il papà e la mamma sono venuti a prenderla, non tornerà più. Il suo papà aprirà una banca in un'altra città. Non importa, rapinerò tutte le banche del West, ma io la ritroverò. Svegliatevi pure, adesso potrete evadere senza problemi. Ecco la mappa del bottino. Lasciateci uscire o vi rompiamo tutti i giocattoli. Guardatemi, ascoltatemi. Io sono il vostro re. A me il bottino dei Dalton. Non aveva detto che avrebbe funzionato. Cattivo, cattivo. Ho come la strana impressione di essere stato imbrogliato. Non siamo diventati dei banditi per tornare a scuola. A me invece la scuola piace tanto, sai? Soprattutto la mensa. Panico, è solo un mammut congelato. Beh, somiglia a un grosso elefante sotto ghiaccio. Ora puoi iniziare la lezione? Tanto tempo fa, quando l'inverno era senza fine, dei grossi elefanti pelosi abitavano le nostre terre. I bracciarotti li intrappolavano grazie al canto del ghiaccio che li congelava. Così i bracciarotti potevano conservare il loro nutrimento per molte lune in un posto asciutto e ben riparato. Mi è venuta un'idea diabolica. Dovremmo congelare tutti così nessuno potrà impedirci di evadere. Ehi, coso piumato, com'è questo canto? Sai, tanto per curiosità. È molto facile, alla portata di tutti. Ma ti sbagli se pensi che abbocchi all'amo, Joe Dalton? Basta, non ce ne può più! Forza, ragazzi, seguitemi, mi è venuta un'idea. Evere, l'imbecille al cubo, dove sei? Qualcuno può aiutarmi? Sono bloccato! Volevo assaggiare il mammut congelato, ma mi si è impigliata la lingua! Ha tenuto una lezione davvero fantastica! Che intelligenza, che sguardo magnetico! Mi sono venuti in bollori, darei qualsiasi cosa per un po' di fresco! È vero, d'un tratto fa caldo! Lasci fare a me, signorina Betty! Ho schiacciato un pisolino ed è già arrivato l'inverno! Devo essermi perso un bel po' di pappe! Ce n'è a lume di candela nel mio tipì? Ma per chi mi ha preso con quel testone che si ritrova? Joe, stiamo morendo di caldo! Tranquilli, ora ci rinfrescheremo. Fate come me. Avanti, recuperiamo la chiave del penitenziario nell'ufficio del direttore e scappiamo. Oh, no! E adesso cosa facciamo? Non possiamo bollirlo come se fosse un aragosta. Lasciamo perdere la chiave. Vuol dire che sfonderemo il portone. Il freddo ha invaso il mio corpo. Sento che mi sto indebolendo. Ho bisogno di mangiare. Smettila di parlare con quei polli in fracca, non ci aiuteranno ad evadere dal penitenziario. Oh sì, ancora!
Abbiamo la soluzione. Everell, chiedigli di trapanare il portone con il becco. Dice che tu non sei uno di loro, che non vede perché mai dovrebbero fare questa cosa per te. E cosa devo fare per diventare uno di loro e farmi accettare? Così può bastare. Sono abbastanza pinguino adesso. Liberi! Rallentiamo, non riescono a starci dietro. Spammate, tacchini! Non ci servite più a niente. Io te l'avevo detto, Joe. Non mi sento più i piedi e nemmeno le orecchie. Ricordate il canto del ghiaccio? Forse ci basta cantarlo al contrario per riscaldare l'ambiente. Everell, sbrigati, balla o diventeremo dei cubetti di ghiaccio. Va bene, Everell, puoi fermarti. Ehi, cosa fate? Restate qui, non andate via. Mi mancheranno tanto, erano così gentili, così disponibili, simpatici. Forza, andiamo, dobbiamo uscire dal deserto prima di finire arrostiti. Avanti, dritti in cella! Vede, mia cara, ci sono giorni come questo in cui è inutile cercare di capire. È un pittore francese venuto da Tolosa per cercare l'ispirazione in questo penitenziario. Ed è riuscito a trovarla! Altro che... Adoro questo rumore! Sbrigati, imbecille! Fa attenzione! Questa è arrampicata su un muro molto pericoloso! Joe! Sono qui, imbecille! Sono qui! Di che si impiccia quello nuovo? Ora presto cadrà come castello di carta. Boris ha avuto visione. Davvero? Hai le visioni? Beh, buon pro ti faccia! Boris non ha mai sbagliato. Attenzione, detenuti, c'è un terremoto! Allontanatevi dai muri! Sarà pure un tipo strampalato, ma la visione che ha avuto era giusta. Visione non è terminata. Boris non ha mai sbagliato. Se sai prevedere il futuro, perché sei qui? Boris ha avvertito polizia di rapina, ma polizia non ha creduto Boris. Dopo rapina, polizia pensa che Boris complice. Grande ingiustizia! Oh, beh, è vero. Sei stato sfortunato. Coraggio, amico. Dimmi come taglieremo la corda. Ah! Conoscere il futuro non porta mai bene. Boris ti consiglia di non sapere. Sbrigati o prevedo ceffoni! Ah, come compagno detenuto desidera, Boris vede...
Boris vede che Piede di Giodalto verrà schiacciato da mattone, poi il suo corpo verrà travolto da impalcature e sua caviglia verrà morsa da stupido cane. Niente di più allegro, qualche visione di un'evasione, per esempio. Sì, sì, Boris vede. Pioggia battente, Giodalto esce da Tuorre, si cala giù insieme ai suoi fratelli con lunga corda e corre in deserto ridendo forte. Ah, allora quando vuoi vedi giusto. Sicuro che sia per stamattina? Futuro molto prossimo. Boris non ha mai sbagliato. Ottimo! Ai, la visione si è avverata! Temevo che si fosse sbagliato. La visione del piede si è avverata e anche quella dell'impalcatura. Qual era la terza visione? Sì, ora me la ricordo. Reggimela un attimo, Jack. Mi dispiace, non riesco a controllare l'istinto. Reazione ritardata. Dormi, stupido botolo. Viene da domandarsi se Gio non provi gusto a soffrire. Ci siamo, è il momento. Sì, stanno per piovere corde dal cielo. Hai ragione. Sembra che i fratelli Dalton facciano di tutto per farsi del male. Perché questa non l'hai prevista? Una visione come fotografia, non come filmato di cinema. Allora prevedi più in là nel futuro per evitarci altre delusioni. Boris molto concentrato. Boris vede. Futuro molto brillante. Mi assentite congratulazioni. Avrò una vasca da bagno tutta d'oro. E io un revolver tutto d'oro. Che bello! Avrò una palla al piede tutta d'oro. Compagno pittore ha appena avuto nuova visione di Art. Solo che non ci hai detto come faremo ad evadere. Forse grazie a eclisse totale di sole che avverrà alle 10.42 di questa mattina. Un'altra visione? No, Boris letto sul giornale, come tutti gli altri. Ha avuto davvero un'ottima idea a distribuire questi occhiali, signor direttore. La protezione dei detenuti non ha prezzo per me. Poi, vendendoli a $2 al paio, ne ricavo un bel guadagno. Avanti! È il momento di eclissarci. Dov'è Everett? Sono qui, Joe! Ti sei dimenticato le corde! Questa volta è andata male. Riproviamo. Ti aspetto la luce! Boris sorpreso non capisce. Boris non ha mai sbagliato. Ehi, fratelli Dalton, venite a vedere. L'evasione sognata, mi piace il titolo. Che talento, ha un grande futuro come artista, mi creda. Boris non ha mai sbagliato. Boris ha avuto visione. Vero colpevole di rapina è arrestato e Boris è scagionato. Signor Boris, ho appena ricevuto un telegramma. Hanno arrestato il vero colpevole. Lei è libero. Te ne vai così e per noi non hai nessuna visione. Venti da forti a moderati provenienti da ovest. Cielo molto nuvoloso. Prevedo pioggia di fratelli Dalton. Pioggia di fratelli Dalton. Deve avergli dato di volte il cervello. Sapete che cosa significa Ching Chong Chong? Boris non ha mai sbagliato. Totem ricordo, souvenir,
scalpi fantasia! Hai pensato a noi? Dai! Viso pallido, devi darmi moneta in cambio! Beh, siamo un po' a corto in questo periodo. Pensavamo che un piccolo credito. Signor direttore! Ah, pennuto! Con tutti gli aggeggi che ti compriamo, potresti farci almeno uno sconto! Eccomi, arrivo! Beh, qual è il problema? Giudichi da solo! Costui non è stregone accigliato della tribù degli orsi luna storta? Sì, è lui. Ce l'ha consegnato la sua tribù. Non capiscono niente di valori ancestrali. Sono deluso. No, qui non lo vogliamo. Questo non è un carcere per indiani. Spiacente, ma non è scelta. Addio! Lasciatemi! Voglio fargli mangiare le sue radici! Allora, vero Falco, come vanno gli affari con le facce da invidia? I visi pallidi amano molto i gingilli. Ricordi del loro passaggio, simboli della cultura indiana. Silenzio, coyote! Pensi soltanto al denaro. Le fasi lunari sono complicate, oh stregone degli stregoni! Basta, vero Falco, d'ora in poi ti chiamerai vero falso. Stregone accigliato ha parlato. No! Avete visto anche voi quello che ho visto io? È tempo di visitare la sua cella. Lo stregone degli stregoni dormirà sotto il cielo stellato. Ma che sta dicendo? Il regolamento stabilisce che i detenuti stiano... Faremo un'eccezione culturale. Bisogna parlargli con molta cautela. Ho un piano, ragazzi. Lo accarezzerò per il verso delle piume. Aug! Giubbe gialle e fratelli pelle rossa devono unirsi contro giubbe blu, che calpestano la libertà degli oppressi. Stregone accigliato ama il linguaggio colorito di Cagnetto Isterico e accetta l'alleanza con i fratelli a scaletta, se loro adottano la vera cultura indiana. Ok, ma quando saremo evasi? Reclute, un bravo indiano deve saper comunicare con il linguaggio ancestrale. Voi scrivete, laggiù nella valle, vicino a un grande cactus sacro, un bisonte bruca tranquillamente tra i suoi simili. Un immenso gregge di 10.000 capi. Ah, oh, grande capo, i bisonti sono di ritorno. Mi bruciano tanto gli occhi. Non ne posso più, Joe. Dove sono i bisonti? Per nutrire la sua tribù e onorare la memoria dei suoi antenati, un bravo indiano deve saper cacciare il bisonte. Un bravo cacciatore deve sempre seguire le tracce della sua preda. Sono le tracce a seguire noi! Reclute! Per essere un bravo indiano bisogna avere il fuoco nel sangue e il ritmo dei Sioux! Ritmo! Chi sono i più astuti? Chi sono i grandi atleti? Chi sono i più potenti? Chi sono i più dotati? Sì! Viva la squadra dei tigrati! Dopo quest'ultima prova, i miei antenati Criceto che ride e Volpe che stana le talpe saranno fieri di accogliervi nella famiglia indiana. Ma che cosa dice? Non sento niente. Dovete vincere la paura e sfidare il cielo per colpire il bersaglio. Dice che bisogna saltare e colpire il bersaglio. Bene, Everell, vai tu per primo. Yuppie! Hai scordato l'elastico! Ah, sì? Il prossimo... Bene, perfetto!
L'ascia di guerra della tribù degli orsi Luna Storta è stata sotterrata? Ho una grande notizia! Lei è libero! È stato firmato il trattato di pace, amnistia per lo stregone ribelle! Non può finire così! La pace con le giubbe blu è impossibile! Ora si accorgeranno di che pasta sono fatto! Sì, beh, forse è meglio se ci muoviamo! C'è da camminare! No! Non avete concluso l'addestramento. Voi dovete restare qui. Senti, Pennuto, ci siamo sorbiti le tue prove stupide, i tuoi discorsi fumanti. Tu adesso ci fai uscire o ti strappo le piume! La lingua di falso fratello è più biforcuta della bacchetta dello stregone. Che nessuno si muova o vi scateno una burrasca! Si è inceppato. La tecnologia indiana è molto acuta, ma mai esagerare? Sì! Totem ricordo, souvenir, scalpi fantasia! Hai pensato al nostro ordine? Pullover con cappuccio fantasia e ombrello indiano. Vi si parli di come pagate? Liquido. Come ha detto che si chiama questa nuova invenzione? Il telegrafo, detto anche il filo che canta. Ah, e come funziona? Si picchia un coso con due specie di denti che trasmette il morso su quei fili e invia informazioni fino all'altro capo del paese. Oh, molto bene, molto bene. Che bello! Un bagno nuovo di zecca tutto per me! Tu sai perché hanno piantato un palo proprio in mezzo al cortile, Joe? Hai sentito la signorina Betty? Il filo arriva all'altro capo del paese. Stasera tagliamo la corda sul filo! Everell, perché ti sei fermato? È che non posso andare avanti, Joe! C'è un coso gigantesco che mi blocca! Guarda come parli, coso a chi? Calma, ragazzi, c'è posto per tutti! Allora, vogliamo andare! È Big Big che si è fermato, avanti, muoviti! Ho le vertigini! Cammino. Forza! Forza! Spingilo! Voilà! Ora che il filo passa sulla torre, non avremo più tentativi d'evasione. Cosa sta succedendo? Tutti hanno avuto la stessa idea di Joe e lui si è offeso. Dovremmo riuscire a tenerli occupati. Giusto! Mi è appena venuta un'idea! Ecco fatto! Con questo apparecchio è facile fare le ordinazioni a distanza. Ogni detenuto può ordinare quello che vuole e avere quello che desidera. Sorprendente, signorina Betty! È moderno! Ha fatto il giro dei detenuti, signor P. Sì, ma ho paura che anche dopo aver scartato tutte le richieste di piedi di porco e seghetti avrà molto da fare. Joe, è arrivato quello che avevamo ordinato! E abbiamo pensato anche a te! Dimmi che cos'è, io non riesco a vederlo! Un kendama! Ve l'avevo detto che l'avrebbe gradito! Imbecilli, non è con questo che evaderemo! Che sta succedendo? Stiamo ascoltando la partita di baseball! La palla è velocissima e il battitore corre, corre, ma l'interbase la recupera prima che raggiunga la prima base! E inizia il secondo inning! I Comanche sono in vantaggio! La palla viene lanciata scusate, credo di aver perso il filo! Signorina Betty, se vuole posso sostituirla io, sa che la velocità è il mio forte! Ecco la lista delle ordinazioni da fare! Ah.
Joe, per quale motivo non ci hai mai detto di aver fatto il telepatico? Sciocchezze, Everell. So usare il telegrafo tanto quanto te, ma ho un piano. Dato sul coso che fa bip bip e quando la guardia si addormenta scappiamo sul filo. Ha lasciato la postazione telegrafica ai fratelli Dalton? Mi scusi, ma Joe sembrava così felice che non ha resistito. Nero sicuro! C'è un problema di banda passante. Per la banda larga bisogna raddoppiare il filo. Oh, per far passare l'alfabeto Morse, ho capito! La banda larga è moderno! Raddoppi, mio caro, raddoppi! Un chilo di salsicce. La Gazzetta del West della settimana. Primo palo, scendiamo. Proviamo a saltare. Scusate, come non detto. Piantala, Everell! Muoviti! Manca ancora molto! Che fatica! Ci siamo, ragazzi! Palo in vista! Per dindirindina, regola numero uno, non bisogna mai fidarsi dei fratelli Dalton. Signorina Betty? Sì, signor Peabody? Credo che lei sappia cosa deve fare. I fratelli Dalton sono fuggiti. Vittoria! E smettila, Everell! Io non ho fatto niente! La consegna! Moderno e rapido! Buongiorno, devo consegnare 300 altalene a nome Exac Vular di Mag. Si trova qui? Prego, ci deve essere un errore, voglio scusarmi. Ho 2 tonnellate di piume di gallina per il signor Jackie Pico. Dove posso scaricare cetrioline in agrodolce? Portatemi qui, fratelli Dalton! Figurati se la colpa non era nostra! Più veloci! La Wells Fargo ha concesso la nuova fermata. Arriva la diligenza e la pensilina non è pronta. Ecco, che avevo detto? Consegna fornitura per il penitenziario! Ah, tanta strada per il seminario di quel mago. Mi ha dato anche una bacchetta magica, ma non capisco le istruzioni. È inutile. Un bastone! Devo pensare ad un piano per sfruttare quella fermata. Lui deve essere bravo a lanciare il bastone, ma il gioco più divertente è non farglielo prendere. Ehi, prendilo! Dai, sono qui! No, sono qui adesso! E tu vuoi giocare? Bastone! Dov'è? Giù? Il barile! No! Non riesco a capire, il barile deve essere magico! Quello che serviva per evadere! Ehi, sono di nuovo qui! Allora, chi prende il bastone? Tu! Da qua! Vai! Bastone! Joe è scomparso! Sono qui! Qui! Sei un vaso di fiori, Joe! Che carino! Non posso crederci, stupido e maldestro! Non è colpa mia! Sei un vaso scivoloso! Non ti preoccupare, ti rincolliamo! Ecco fatto! Non c'era bisogno di fare tante storie! Guarda, se avessi le mani ti applaudirei! Allora, a chi tocca adesso? Chi me lo lancia? Sparisci immediatamente!
Ma chi è che parla? Ehi, c'è qualcuno? Vai, prendilo! Il bastone! No! È una bacchetta magica! Andate a riprenderla! Perché? Tanto Rantanplan ce la riporta! Ok. Dunque, se agiti la bacchetta su qualcuno, questo si trasforma nell'oggetto che gli è più vicino. Quando gliela fai girare intorno, ritorna com'era. Che c'è? Fila via! Ehi, non sono io il bastone! Dobbiamo trasformarci in cose che possano uscire dal penitenziario. Ci portiamo la bacchetta e una volta fuori ci ritrasformiamo. Non si fa così, non puoi copiare! Funziona, cammino e ho anche le braccia. Trasformatevi in quegli attrezzi, così le guardie ci porteranno fuori. Qui, per fortuna non l'ha presa nessuno. Già, e per fortuna il lupo pazzo si è accorto che c'erano le istruzioni anche in lingua pelle rossa. Bastone! Prima devo far uscire i miei fratelli e poi recupero la bacchetta. Ciao! Salute! Grazie. Ale, vai! Ehi, che avete capito? A piedi! Devono essere qui da qualche parte quelle chiavi! Liberi! Non ancora, prima ci serve la bacchetta! Bel cagnolino, vieni qui! Qui qualcuno sta giocando con la mia bacchetta. È la mia bacchetta. No, è la sua bacchetta. E io non prendo ordini da una carriola. Dai, a chi tocca? A chi tocca tirare? A chi tira? Girami intorno, avanti, girami intorno, stupida di un cane! Di forza, dammi la bacchetta! Jack, William, prendete la bacchetta! Fate presto! Rantanplan, vieni qui! Assaggino! Ci voleva questo spuntino! Finalmente! Continuate a girarmi intorno! La bacchetta adesso è mia! Ha rotto la bacchetta! Tutto tornerà come prima, compresi voi, Dalton! Bah, tornati al punto di partenza! Però ho ancora le chiavi! Ma guarda, Emmett, Joe ha ritrovato le nostre chiavi! Sei davvero gentile, sai? Grazie, Joe! Ehi, ne ho trovato un altro! Chi me lo lancia? Finiscila con questo bastone e vattene! Per questo si chiama riporta il bastone! È forte questo gioco, ragazzi! Chi vuole giocare? Ma
guarda, hanno consegnato le nuove api. Forte, così avremo tantissimo miele. Benvenuti nel mio penitenziario, signori. Qui sarete trattati bene. Sveglia alle prime luci dell'alba, doccia fredda per svegliarsi e avrete una doppia porzione di dessert. Certo, perché naturalmente lui non ha mai assaggiato il nostro dessert. Se fosse un detenuto non ne parlerebbe con tanto entusiasmo. Se Peabody fosse un detenuto, potrebbe sicuramente aiutarci a scappare. Rifletteteci bene. Chi conosce il penitenziario meglio del direttore? Bob Morris! Cella numero 52, John Vossel! Cella numero 75 e Melvin Peabody! Cella numero... Ma cos'è questa storia? Oh, il nome è scritto a mano! Deve essere uno scherzo! Non lo trovo molto divertente, continuiamo! Mi dispiace, la legge è uguale per tutti! Ma è un'esecrabile erroritudine, io sono innocente! Anch'io sono innocente! Aspettate, perché proprio con i Dalton? Sono loro che l'hanno richiesto, tanto carini, no? Allora, facciamo pace? Dici sul serio? Ma certo, ora che siamo tutti nella stessa barca ci dobbiamo aiutare. Per esempio, qual è il modo migliore per evadere, eh? Evadere? Ma come ti permetti? Io sono innocente e ve lo dimostrerò. Davvero? E come? Confrontando la calligrafia del mio nome sulla lista con quella di ogni prigioniero. Chiunque sia stato me la pagherà cara. La lista? Ce l'ha Pete, se non sbaglio! Ce l'ha Arnold! Chiedi a John! L'ho vista in mano a Mike! Non l'aveva Brad! No, ce l'ha Frank! Rimarrò chiuso in questo penitenziario! Sia tranquillo, troverò io quella lista! Sì, certo! Nel frattempo accudiremo con affetto il prigioniero! Così di sicuro non vedrà l'ora di evadere! Basta così! È troppo dura! Ma certo, l'unica soluzione è l'evasione. Allora, qual è il piano? Un passaggio segreto? Non insistere, prima o poi la fortuna tornerà a sorridere. Sì, certo. Eccola qua! Ma è un miracolo! Come ha fatto a trovarla? Oh, è stato facile! In effetti Greg l'ha data a Jim, che l'ha passata a Luke, che l'ha data a John, che l'ha portata a... Sono salvo! Sono salvo! Questa volta sono davvero finito. Perché mai? Può sempre cercarla fuori dal penitenziario. Ok. 7:12, è l'ora della ronda di Bill. Appena è passato, abbiamo pochi secondi prima che Mike sul bastione si volti alle ore 7:14 in punto. Adesso! Fase 2, evitare i riflettori, cambiano direzione ogni 3 secondi. Ultima fase, Everell il cioccolato. Vedi quello che vedo io, Emmett? Evidentemente è ora di merenda, cioccolato! Addio, mio, mio, mio. Allora, la chiave! Non mi dica che è sempre stata in quel vaso! Le guardie sono smemorine, meglio tenere una chiave di riserva. Oh! La lista! La faccio io! Oh, che peccato, si è rotta! La lista! Che ne sarà di me? Sarà un fuorilegge, come noi. Bene, e non per essere scortese, ma abbiamo banche da rapinare. Ci vediamo presto! Aspettate, non lasciatemi solo, voglio unirmi a voi! No, non vogliamo pesi morti! Conosco la tabella di marcia di tutti gli abitanti della regione.
Ripassiamo il programma di questa settimana. Lunedì 12.30, rapina alla Springtown Bank durante la pausa pranzo. Martedì 15.24, la diligenza attraversa il Silver Snake Canyon, ideale per un'imboscata. Mercoledì 15.26, attacco alla banca di Penful Gulch durante la fiera. Ecco qua la sua parte. Grazie, ma prima di continuare devi firmare un regolare contratto di assunzione. Lei ha le sue stupide manie burocratiche. Io, Joe Dalton, assumo Melvin Peabody, eccetera, eccetera. Va bene così? Perfetto! Quello che mi serviva per dimostrare la mia innocentitudine è la tua scrittura, Joe Dalton. Il topo è in trappola! Il topo è lei! Chi pensa che venga a salvarci in mezzo al deserto? Spacca il minuto, colonnello! La cavalleria passa da qui ogni mercoledì alle 17.22 in punto. Torna utile conoscere gli orari, Joe? Che piacere rivederla qua, signor direttore! Sì, sono molto felice di essere tornato. Molte grazie per il suo prezioso aiuto, signorina Betty! Oh, la piccola ape si è trasformata in uno scarabeo. Bisogna dire che succedono delle cose molto curiose in questo alveare. Papà pensa che io sia a scuola, ma ho mandato un clone al mio posto. Non ci posso credere! Sono nel 1872, in una specie di prigione preistorica! Ti richiamo! E questo che cos'è? Everell 1.2, clone di prima generazione! Che strano, abbiamo lo stesso nome noi due! E lei che cos'è? Un pagliaccio, signor 1.2? Ma è uguale! Non so da dove venga questo sosia, ma sia quel che sia, lo useremo per uscire da qui! L'anno prossimo Vero Falco dovrà celebrare l'incantesimo del grande spirito a un'ora più decente. Che disastro! Devo riportare il clonatore di mio padre al 2872. Se si accorge che l'ho usato per marinare la scuola, sono in un brutto guaio! Il grande spirito è una scuola. Durante l'ora di ginnastica giù in cortile, visto che nessuno sa che esisti, ti introdurrai nell'ufficio di Peabody e prenderai le chiavi del penitenziario. Mi dispiace, ma un clone obbedisce solo alla matrice originale. Oh, è più babeo di quello vero. Ok, allora Everell ruba il doppione della chiave, mentre il doppione di Everell finge di essere il vero Everell. È tutto chiaro? Non può funzionare, obbedisce solo ad Everell. Tu dovrai solo imitare me. E uno, e due, e tre, e uno, e due, e tre, e uno, e due, e tre. Tutti insieme, così, bravi! E uno, evviva! E due, il pattinaggio artistico è la mia passione, soprattutto a coppie! E tre, e uno, e due, e tre, e uno, e due, e tre, e uno, ma quanti Everell ci sono qua? Mi scusi l'interruzione, signorina Betty, ma vorrei che Everell ora facesse un passo in avanti. Alza le braccia, allargale. Alza il braccio sinistro, abbassa quello destro e alza il piede sinistro. Doppio mulinello spiraliforme con doppia piroletta, merita 10 su 10. Ciao! Salute a te, caro! Sono in due! Lui è Every, gemello di Everell. Li hanno separati dalla nascita. È commovente! La loro innata complicità è rimasta intatta! La
prego, lo faccia rimanere qui con noi soltanto per qualche giorno. Signor direttore, è una crudeltà separare due gemelli appena riuniti dopo tanti anni. D'accordo, ma non provate ad utilizzare la vostra somiglianzitudine per scappare. Il clone di Everell è bruciato, quindi ora ci provo io. Con due me stessi l'evasione sarà uno scherzo. Ma com'è che si fa qui? Lo stai tenendo al contrario, Joe. No! Clonazione effettuata con successo. Buongiorno, signori. Sono Everell 1.3, clone di seconda generazione. Ma che imitatore sopraffino! Lo sguardo, il nobile portamento, identico a me. Dove sei? Voglio immortalare l'avvenimento! Nasconditi qui dentro! Desolato, obbedisco solo ad Everell 1.2! Ordina al tuo clone di ordinare al clone del tuo clone di nascondersi! Mi ricordo, che cos'è questo clone? Bene, bene, bene! Che ci fa qui, signorina? Come ha fatto ad entrare? E dov'è il suo cavallo? Lasci perdere, tanto non capirebbe. Ma che impertinenza! Io esigo una spiegazione! Va bene, se proprio insiste. Il mio scooter spazio-temporale 4D è scomparso e sono venuta a recuperare il mio clonatore. Contento? Avverto un vago senso di perplessitudine. Un clonatore duplica le persone. A quanto pare questi neandertaliani ci sono riusciti. Per caso avete visto un tizio alto e con i baffi? Oh, un altro sosia? E allora, non avete mai visto tre gemelli? Guardie, perquisite i Dalton e prendetegli il clonatore. L'aggeggio. Un po' di rispetto per una famiglia numerosa. Pieno di imitatori questo penitenziario e di grande talento, aggiungo. Bene, ragazzi, via libera, andiamo! Fermateli! Ce l'abbiamo fatta! Libera! Che il grande spirito ci perdoni. Abbiamo premuto questo bottone e ci siamo ritrovati nella strana terra delle grandi praterie. I cloni scompariranno da soli tra un mese o due. Addio, antenati! Un mese o due? E dove li mettiamo ora? Come diceva la signorina Betty, sarebbe una crudeltà tenere separati i fratelli Dalton. Mi potresti raccogliere l'altro calzino, Joe? Non posso! Chiedi al tuo clone! Sono desolato! Obbedisco solo ad Everell 1.28! Io 1.29! Mettetela immediatamente, Everelli! Molto bene, signor direttore! Controllo i dossier! Ups! Questo cane è sempre tra i piedi! Vai via subito! No, ancora coccole! Non si può mai stare tranquilli! Autoritudine e coraggitudine, eh? Per questo il capo sono io e non lei. Che cos'è? Una pozione per proteggere i bambini piccoli. E ora una noce per dare gusto. Una pozione alla noce, eh? Mi sento un po' strano, vado a schiacciare un pisolino. Cosa? Piove a catinelle! Quel cane è impazzito! Guardie, prendetelo! Non so cosa gli stia succedendo, ma ho un piano. Per oltrepassare il muro basterà saltargli sopra. Vi faccio vedere. Yeah!
Bisogna tuffarsi con più slancio. È inutile. Se posso esprimere il mio modesto parere, capo, direi che Rantanplan sembra bloccato in una sorta di bolla di energia. Forse se lo facessimo correre la bolla si ridurrebbe. Forse sì, ma qui è il capo che comanda. Fatelo correre. Guardate. Più si salta dall'alto, più si rimbalza. Rantanplan, a tavola! Ok, cambiamo tattica. Rantanplan! 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 Sta diventando faticoso. La prossima volta mi faccio portare il pranzo a domicilio. Pito, va a vedere se l'effetto è diminuito. Vieni! Negativo, signore! Potremmo usarlo come ariete per sfondare il portone. Rantanplan! Il tuo ossetto! Oh, oh, finalmente! Che succede, Joe? Stai diventando anche tu come Rantanplan! No! Ora diventa tutto più semplice. Signor Peabody! Noi ce ne andiamo e se cercate di fermarci... Ci facciamo una bella passeggiata digestiva dopo pranzo. Buona idea! E se catturassimo uno dei suoi fratelli? Joe non lascerebbe il penitenziario senza di lui? La smetta di parlare al mio posto! Catturate uno dei Dalton! Sì, signore. Un bravo capo sa anche delle gare. Ehi, Everell! Lascialo! Oh no, basta fare avanti e indietro, sono stanco! Per superare il muro dovete entrare anche voi nella bolla. Allora, che si fa adesso, capo? Ho forse detto o fatto qualcosa che l'ha offesa, signorina. D'accordo, voglio accettare le mie più umili scuse. Si occuperà lei di tutto? Come sempre? Sì! Stop! Teniamoci per le spalle. Bisogna assolutamente recuperare quella noce, vero Falco? È intrisa di pozione. Rantanplan! No, grazie, ho appena mangiato. Però... Devi colpire quella bolla! Condurrai Dalton verso di voi! Guardate la signorina Betty! Ehi, siete diventati matti! Se lei permette, c'è una piccola cosa che dovrei recuperare. Un pizzico di sale. Sa, è riservata ai soli indiani, Aug. Non creda che io manchi di coraggitudine, è solo che io sono un ottimo stratega. Già, lei ha dato prova di grande coraggio. E per farmi perdonare... Tu non te la prendi, vero? Sono sicuro che la cosa non ti tocca. Master! Da parte di mamma Dalton. Minuchin e Pimpin il pinguino magico.
Un libro? Ah, è roba per gente con la testa grossa. Bollette, bollette, bollette. Cosa? $10,000 in conti del dentista? Già, tutti i detenuti hanno carie. Il dentista ha fatto 127 otturazioni in oro. Rantanplan! Non ho mai avuto carie, e sapete perché? Perché non mi concedo mai lo zucchero. Da oggi in poi lo zucchero è proibito qui dentro. Uffa, non riesco a leggere. William, ti dispiace leggermi la storia del pinguino magico, per favore? Attenzione, la nitroglicerina è un esplosivo molto potente ma altamente instabile che esplode al minimo... Oh, grande mamma! Ci ha mandato un manuale di ricette esplosive! Ragazzi, se ce la giochiamo bene, facciamo esplodere il portone! lo so, anche a me piace lo zucchero. Ma gli ordini sono ordini! Via libera, gente! Allora ci servirà una pentola, dell'olio, dell'alcol etilico e... Everell, cerca il sale! Siamo pronti, andiamo! Olio messo, alcol quanto basta, più un chilo di sale, mescolare con delicatezza, ecco fatto, è pronto! A tavola! Non si mangia, babbeo, sputa quella roba! No, 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 non sputare! No! Siamo ancora vivi? Possibile che questo nitrogeno non sia neppure esploso? È pasta di zucchero! Oh, se trasforma tutto in pasta di zucchero, possiamo spargerlo sul muro e scavare una galleria a morsi! Dalton! Ispezione antizuccheri! Viva! Sembra proprio una forma di vita extraterrestre! Gli alieni ci hanno invaso! Molto interessante! Oh, la mia candela! Pensavo quasi di averla perduta! Confiscata! Ma è incredibile! Non avevo mai mangiato niente di così delizioso! Che cos'è? È pasta di zucchero! Confiscata! Dobbiamo assolutamente recuperare la pentola! Buona! I prigionieri stanno protestando! Vogliono avere lo zucchero! Che bambinoni quei detenuti! Ci parlo io con loro! Portiamoci via il pentolone! Oh, la mia candela! Come le dicevo! Bene, bene, bene! È buio pesto. Ho paura, Joe. Ho io quello che ci vuole. Ecco qua. Lo sapevo. Invasione aliena. Rantanplan, devi fermare gli invasori. Pasta di zucchero ovunque, ma è fantastico. Si è dileguato. E ora tocca a noi. Il muro posteriore porta fuori. Buon appetito, ragazzi. Oh, che disastro. Il carcere è diventato di pasta di zucchero. Signor Peabody, guardi là. I Dalton mangiano il muro. Il muro, un'ottima idea. Vediamo che sapore ha questo appendiabiti. Everell, vai tu per primo. Oh, ma non possiamo restare ancora un po' nella prigione di zucchero! Babbeo! Finalmente abbiamo riconquistato la libertà! I Dalton sono evasi! Diamo subito l'allarme!
D'accordo, signorina Betty, ancora un po' di palla zuccherosa e andiamo. Questi devono essere i capi banda. Giù quelle zampacce dal pianeta Terra, razza di detestabili alieni mutanti! Lasciaci in pace, stupido cane! Basta così, Dalton, scendete da questo palo! Siamo rimasti attaccati! Avrei dovuto dare retta alla mamma! Lo zucchero fa male! Non lo mangio più! Basta un po' di moderazione! Un pochino di zucchero ogni tanto non ha mai fatto male a nessuno! Ed ecco un magnifico spiedino di Dalton caramellati! Non mi ringraziate, ho fatto soltanto il mio dovere! E ora il pianeta Terra può dormire sonni tranquilli!